c'è stata un'interruzione, il primo punto all'ordine del giorno, quello per il quale è intervenuta Forza Italia, è stato proprio quello della chiusura dei punti nascita, ma soprattutto sul valore di una risoluzione che votava per la non chiusura di quei punti nascita. Ma veramente è stato un atto, credo, dovuto, che il Presidente avrebbe dovuto fare da sé, Presidente del Consiglio. Dopo giovedì, dopo quel Consiglio regionale, ci sono state una serie di dichiarazioni che gridano vendetta. Mai è accaduto nella storia di questo Assise regionale che un assessore consigliere, un presidente consigliere commissario voti una risoluzione e poi si dice tanto non ha valore. Ma non ha valore che cosa? C'è un indirizzo può essere poi disconosciuto mediante tavoli eccetera, ma intanto si porta avanti e si comincia a ragionare. Credo che ciò che sta avvenendo è un atto inaudito. Se magari l'avessimo fatto noi che siamo di destra o di centrodestra avrebbero gridato sono i fascisti, eccoli, invece li fanno loro, ci ride, ci scherza, si alza il presidente, continua ad offendere i consiglieri, continua ad offendere il valore, l'alto valore di questo consiglio. Credo che ci stia perdendo un pochino la calma. Noi abbiamo detto che se si dovesse continuare con questo atteggiamento, a parte che continueremo a fare richieste di consigli regionali, ma anche sulle singole partite di Libero, oggi per esempio credo che chiameranno una proposta di legge, che peraltro noi in Commissione abbiamo votato, abbiamo pronti 500 emendamenti, credo che i 5 Stelle ne hanno proposti più o meno uguali, vediamo se sono in grado di superare il nostro ostruzionismo.